Buongiorno a tutti, il 24 novembre e siamo ad Arona alla manifestazione di protesta contro i tagli alla scuola. Sentiamo cosa ha da dirci Lorenzo Bontempi dell'Istituto Fermi. Quali sono i motivi per cui manifestate oggi? Allora, oggi siamo qui a fare una protesta di carattere generale per difendere la scuola pubblica. Abbiamo deciso di non venire in piazza solo per manifestare contro il DDL ex Aprea, perché è una parte della nostra protesta. Siamo qui per un discorso generale, per dire che la scuola dovrebbe essere al centro di un progetto serio di un governo e non essere sempre al primo posto nell'elenco delle cose superflue da tagliare, perché i soldi per noi si devono trovare. Noi siamo il futuro di questo paese, non è possibile che i costi della politica sono sempre gli stessi e la spesa militare non viene mai dimezzata. Non è possibile questo, non è possibile che io al mattino entri in una classe composta da 33 alunni e questo significa che non avrò la possibilità di avere interventi recuperi mirati, non avrò la possibilità di essere in sicurezza, perché le nostre classi sono massimo da 27 alunni e neanche la scuola è in sicurezza, perché non ci sono i soldi per farne la manutenzione. Abbiamo una porta antincendio inutilizzabile da 3 settimane. Tutte queste cose ci fanno pensare che serva una scuola più di qualità. Siamo qui tutti uniti, indipendentemente da ideologie partitiche, politiche. Siamo qui per una scuola di qualità, insieme ai professori che hanno deciso di appoggiarci, come noi li appoggeremo quando decideranno di eliminare o dimezzare le attività extrascolastiche. Siamo qui per dare un'alternativa, è un punto di partenza. E più o meno quanti siete oggi? Noi ci aspettavamo 500 persone, in realtà siamo 1000 e se non di più. E da che scuole provengono questi ragazzi? Abbiamo invitato tutti gli studenti, professori, genitori di scuole della provincia di Novara e del VCO. Grazie mille. Siamo qui con Martina, Ludovica, Giulia e Giulia. Voi di che liceo siete? Liceo linguistico di Gozzano. Per quale motivo oggi siete qui a protestare? Semplicemente per il motivo che la scuola dobbiamo ritenere che sia importante. Senza la scuola non c'è un futuro e non è possibile tagliare e non dare soldi alla scuola. Secondo me è la cosa più importante. Noi siamo qui per questo, protestiamo perché il governo ci sta togliendo i soldi per il nostro futuro e io penso che sia meglio tagliare lo stipendio dei politici e non quelli della scuola. Benissimo, anche gli altri vostri compagni hanno protestato o solo voi? Sì, no, anche gli altri, siamo in 19 mi sembra su 21, quindi è un buon risultato. E i vostri insegnanti e i vostri genitori cosa ne pensano? Sì, allora mia mamma ad esempio è favorevole, ovviamente l'idea dello sciopero ogni tanto spaventa i genitori, perché vedendo anche quello che succede nelle grandi città comunque non è, solitamente ci sono risse e cose varie. Quindi non, all'inizio non è stata favorevole, però siccome è una cosa in cui tutti noi crediamo abbiamo cercato di comunque convincerli e quindi siamo qua appunto per protestare. Grazie mille. Siamo ora con Rodolfo che ha 16 anni e va all'Istituto Fermi di Arona. Perché sei venuto a protestare oggi? Perché credo che bisogna manifestare anche localmente, oltre che a Milano e a Roma, perché comunque una manifestazione del genere non fa molto scalpore tra i media, però comunque la gente vede che dappertutto la gente si è rotta. Anche i tuoi compagni hanno manifestato o sei l'unico della tua classe? Quasi tutta la mia classe. I tuoi professori invece cosa ne pensano? I miei professori erano tutti quanti d'accordo e qualcuno credo sia anche presente alla manifestazione, magari qualcuno sta parlando, non lo so. Siete? Anna Chiara. Marco. E che cosa studiate? Filosofia. Ingegneria elettronica. Quindi studenti universitari, perché avete deciso di venire a protestare qua ad Arona e non ad esempio a Milano? Beh, perché ad esempio è stata la prima volta comunque che ho visto una partecipazione così sentita ad Arona. Anzi, quindi ho voluto contribuire in prima persona. Avete partecipato anche alla manifestazione a Milano? No, non ci siamo andati. Siete d'accordo con le idee che esprimono i ragazzi? Sì, decisamente. Comunque, essendoci passati in prima persona, non possiamo dimenticare i problemi che abbiamo sentito anche noi gli altri anni, quindi ci è sembrato giusto comunque ribadire i problemi della scuola. Ci sono anche i vostri colleghi universitari qua o siete in pochi oggi? Ma non saprei, no, penso ce ne siano, sì. Sì, soprattutto di Arona. Sì. Va bene, grazie mille. Siamo ora con Stefano Gubian, genitore di una manifestante.
Perché ha deciso di venire anche lei in piazza a manifestare? Perché penso che questi studenti abbiano bisogno anche dell'appoggio di noi genitori. Purtroppo non ce ne sono moltissimi qui, ho visto, ma quei pochi che ci sono ho avuto modo di constatare che erano molto solidali. È un problema di tutti, non solo degli studenti, ma anche di noi genitori per il futuro della scuola, dei nostri figli. Io protesto personalmente anche contro il nuovo progetto di legge in esame, quello ex Aprea, che vuole praticamente tagliare fuori la rappresentanza dei genitori dalla scuola. Diventeremo così un bel soprammobile all'interno della scuola, nei nuovi consigli dell'autonomia che sarà previsto, ma non ci sarà più lo spazio veramente per dare voce e quindi per dare una mano ai nostri figli. Anche gli altri genitori che sente sono preoccupati o crede che sia una preoccupazione un po' minore? Quelli con cui sono in contatto sì, adesso non posso dirvi se è un problema così sentito. Perché purtroppo diciamo da anni da genitori impegnato nella scuola ho potuto constatare che l'interesse non è tanto, e proprio solo quando c'è veramente qualcosa che viene a toccare i problemi allora ci si muove, altrimenti si tende a stare lì a vedere che cosa succede, ma in modo abbastanza passivo. I professori invece le sembrano interessati? Gli insegnanti mi sembrano interessati, loro forse sono un pochino più toccati sul vivo, però sono convinto anche da quelli con cui ho parlato che non sia solo una rivendicazione di categoria, nel senso non si battono solo per le 24 ore, per questi discorsi, ma proprio perché almeno quelli con cui ho a che fare, con cui parlo, sono degli insegnanti che si impegnano, a volte sono anche degli stessi genitori, e che quindi hanno a cuore, vorrebbero far capire che quello che loro stanno veramente facendo già per la scuola, a volte fanno anche già di più di quello che dovrebbero per tenere in piedi un apparato che comunque è già pericolante. Grazie mille. Voi due siete insegnanti dove? Sono un'insegnante di scuola elementare, di una scuola di Arona. E io alle scuole medie di Arona. Siete qua a manifestare o semplicemente a vedere la manifestazione? No, siamo qui con i ragazzi per sostenere le loro idee. Sì, assolutamente a manifestare. Pensate che le idee che stanno annunciando adesso i ragazzi siano valide? Oh, penso proprio di sì, le condivido proprio pienamente. Sì, assolutamente da condividere, da appoggiare, da sostenere in tutti i modi. Siamo con il professor Guella, vicepreside dell'Istituto Fermi, che ci dice un po' quanti dei suoi alunni oggi sono qui a manifestare, perché. Più o meno che percentuale di alunni pensa ci sia qua? Beh, il 90% non si è presentato in classe e devo dire che quasi tutti, seguendo poi il corteo, sono stati direi assolutamente irreprensibili nel manifestare correttamente il loro disagio. E quindi, visti i precedenti aronesi, è stato un grandissimo successo. È la prima volta che la scuola aronese si muove a manifestare con questa intensità. Anche gli insegnanti hanno coscienza di questo problema nella scuola? C'è stata una collaborazione stretta perché i rappresentanti in consiglio d'istituto dei ragazzi hanno chiesto informazioni, hanno coinvolto i professori e oggi un 30% dei professori si è schierato al fianco nel corteo e ha parlato anche in questa assemblea cittadina. Quali sono le proteste principali che vengono dalla voce degli studenti? Avere una scuola molto più efficiente dal punto di vista delle attrezzature, della sicurezza, in quanto adesso le aule sono molto inadeguate, non possono tenere 30-32 studenti, in quanto pensate per 25. E con la logica dei tagli purtroppo si trovano in 30-32, quindi il loro primo punto di protesta è avere una scuola adeguata. Il secondo, che è storia di questi giorni, evitare l'ingresso dei privati a colmare le lacune del pubblico e quindi il decreto legge Aprea che ha creato molta perplessità e non sta sicuramente bene agli studenti, perché non vogliono essere influenzati, vogliono poter studiare coi soldi pubblici e non con quelli privati. Come insegnanti riuscite a favorire il dialogo su questo argomento anche in classe?
Sì, devo dire che in queste ultime settimane molte ore di lezione sono state dedicate all'approfondimento, sono stati anche dati materiali sul decreto Aprea in modo che potessero vedere il cambiamento rispetto al passato. E in effetti chi ha seguito oggi la manifestazione si è reso conto che i ragazzi erano preparati sia per quanto riguarda gli slogan che andavano gridando, sia per gli striscioni, sia per quanto hanno detto nel comizio. Grazie mille. Siamo con il professor Bonanna dell'Istituto Fermi. Professore, cosa ne pensa della manifestazione di oggi? Io credo che sia stata ed è una grande occasione, perché vede finalmente innanzitutto uniti unitariamente tutte le forze rappresentative sindacali, perché vede gli studenti e gli insegnanti insieme discutere e prendere coscienza di quello che è un momento particolarmente delicato della nostra vita pubblica e di quello che è un momento della scuola, dell'istruzione, che viene in qualche modo trattata alla stessa stregua di tutti quegli strumenti nelle quali si guarda la spesa e si guarda come fosse una spesa anche l'istruzione, che invece non è assolutamente quello, è la speranza, è il futuro, è la possibilità in qualche modo di cambiare, di migliorare. E quindi crediamo che sia un momento nel quale prendere coscienza di questo e far sentire la nostra voce agli organismi che possono in qualche modo proporsi poi per una politica diversa sia fondamentale. Crede che la manifestazione stia raggiungendo lo scopo che si era prefissata? Sì, per le cose che dicevo prima penso di sì. Il fatto stesso che per la prima volta, credo, ad Arona, quindi anche in una piccola realtà come la nostra, si sia riusciti ad organizzare una cosa come questa, a dare visibilità a questo disagio, a questo momento, sia un fatto significativo e importante. Mi auguro che non sia questo il solo momento nel quale discutere di queste cose, non deve essere necessariamente una manifestazione di piazza quella che porta a discutere, ci devono essere tanti momenti, ma soprattutto ci deve essere da parte della politica una presa di coscienza di questa realtà. Siamo in una fase transitoria, siamo vicini a un momento elettorale che dovrebbe essere molto significativo, a un cambiamento, per cui l'interlocutore vero secondo me non è questo governo, ma sarà il governo che dalla prossima primavera avrà la responsabilità di gestire il nostro paese, e da questo governo noi ci aspettiamo delle proposte programmatiche serie. Siamo con il professor Zanetti del liceo di Gozzano, che ci esporrà i motivi per cui ha deciso di venire a protestare oggi. Ma oggi ho partecipato a questa manifestazione per dare una solidarietà ai ragazzi, vista la situazione in cui è difficile che tutto il paese e anche la scuola sta attraversando, però fondamentalmente come educatore per dare un sostegno a dei ragazzi che, come ho ripetuto prima nell'intervento, riescono con queste manifestazioni a crearsi una coscienza critica, a sviluppare una capacità di valutazione che è sicuramente positiva per i giovani. Quindi, al di là delle opinioni che ognuno può esprimere, io penso che sia fondamentalmente positivo il fatto che dei ragazzi scendano in piazza a manifestare le proprie opinioni, insomma. Ecco, quindi... Anche in classe riuscite a discutere di questi argomenti? Ma in classe bisogna fare lezione, poi dopo ci sono degli spazi nelle ore extrascolastiche pomeridiane dove, per esempio, nella nostra scuola ci sono momenti di confronto dove i ragazzi su vari argomenti si confrontano. Ripeto, in classe si va per studiare, per fare lezione, fuori dalla classe ci si confronta tranquillamente. Molti dei suoi alunni hanno partecipato oggi? Ma non ho visto effettivamente il numero con precisione, direi che io personalmente esprimerei un apprezzamento che, al di là delle idee politiche, che è assolutamente apolitico, ma come insegnante, come educatore, è un apprezzamento positivo per chi ha partecipato e crede, un apprezzamento anche per chi non ha condiviso la partecipazione a questa manifestazione ma è coerentemente presente nelle aule a scuola e quindi fa il proprio dovere di studente, e invece un dispiacere per qualche studente che magari non è interessato alla manifestazione ma neanche presente a scuola a fare il proprio dovere, insomma, ecco, quella è un po' una mancanza di coerenza. Grazie mille. Prego.